Buonasera a tutte ragazze, allora oggi sono qui per farvi il video della mia collezione di borse. Preciso che l'ho fatto soltanto perché me l'avete chiesto e non per altro, per vantarmi o cose del genere. Allora, cominciamo con le mie proprio personali, perché le prossime che vi farò vedere, ovviamente ve lo dirò, sono di mia mamma che mettiamo insieme, perché ovviamente se vi faccio vedere solo questo. Chi mi segue su Instagram e TikTok ne vede delle altre e dice: e questa è qui di chi sono, quindi volevo essere precisa e corretta e dirvi tutto. Allora, cominciamo proprio con le mie. Se vogliamo partire dalla più, diciamo, vecchia, quella comprata prima, c'è questa qui di Prada, che è della Reedition, mi sembra 2005. Questa qui è quella che utilizzo di più, è quella lì con il taschino qui. Ed è versatile su tutto, poi ci entrano un sacco di cose veramente e l'adoro. Quasi quasi mi sembra vecchissima, ma alla fine ha solo 2 anni. Poi, se andiamo sempre per ordine, viene questa qui, che è della Jacquemus. Non ho mai capito come si pronuncia bene questo nome. Dicevo, non ho mai capito l'esatta pronuncia, vabbè, la pronuncio così. Ed è questa qui, che se non sbaglio è la Chiquito Long è in vellutino. Infatti è molto molto delicata e credo si sia anche un po' rovinata. Dentro diciamo che non è proprio piccolissima. C'entra il cellulare e poi altre cose, però proprio poche, però devo dire che è molto carina, poi è piccolina, mi piace un sacco. Poi, andando sempre in ordine, abbiamo questa qui, della Bottega Veneta. Allora vi voglio dire dove le ho prese. La Prada, proprio da Prada, dal negozio Prada qui a Napoli. Questa qui invece l'ho presa da Di Vincenzo Sant'Anastasia, un negozio a Sant'Anastasia. E invece la Bottega Veneta, questa qui l'ho presa al The Mall a Firenze. Vi sto parlando del 2021. Quindi sì, questa qui è a settembre 2021, questa qui è agosto e questa qui credo proprio che sia gennaio 2021, quindi è un po' di tempo fa. Ed è questa qui, che se vedete molto riempita è perché io ce l'asciugamano dentro, perché perdendo le carte, se le rimango senza niente, va a finire che perdono di forma e poi diventano oscene. Questa qui è veramente una chicca, io l'adoro. Vabbè, dopo la sistemo. La tracolla. Ed è il modello, diciamo, non tantissimo visto, però lì magari con le catene doppie. Ed è questa qui che io adoro. E mi serviva una borsa fucsia. Cioè, non mi serviva, volevo. Era la prossima, c'era la borsa che avrei voluto avere ed è qui. Ok, poi andando sempre in ordine. Allora, credo che, se andiamo sempre in ordine, sì, c'è poi questa qui di agosto 2022, che è, non ce l'ho nello scatolo perché l'ho indossata oggi, lo scatolino è questo qui piccolo di Gucci. Questa qui l'ho presa ad agosto del 2022 ad Ibiza, nello store Gucci ad Ibiza, ed è questa qui, che è una delle mie preferite. A questa qui, che è una, se non sbaglio, una limited edition, cioè che non faranno tutti gli anni come quella lì, nera, bianca e marrone che si ripete sempre, che non ha, diciamo, questa fantasia trapuntata, come vogliamo chiamarla. Allora, c'entrano, questa qui ci sono le mie cose, c'entrano pochissime cose. Ad esempio, il cellulare non ce lo metto mai, perché se metto il cellulare non posso mettergli portacarte, labello e chiavi di casa. Quindi io per questo, però l'adoro ed è anche molto più versatile perché qui il logo è silver, cioè argento, e non è oro, perché quando è una borsa colore è molto più elegante, quindi molto più pesante anche a volte. Ok, poi ho questa qui di Natale 2022, regalata dal mio fidanzato per Natale. Questa l'ho regalata da mio padre. Poi subentra il mio fidanzato. Allora, questa qui, regalata per Natale, presa sempre nello store di Prada qui a Napoli, ed è penso veramente una delle mie preferite, di un colore bellissimo. Vi faccio vedere. È il sacchetto. Allora, questa qui sopra è sopracciata, però guardate qui sotto com'è intatta, perché ho sempre asciugamani e carta. Questa qui è con l'oro, quindi è una chicca, è raffinatissima ed elegante. C'entrano anche un sacco di cose ed è questo colore molto estivo, ma a tratti anche invernale.
quindi è veramente, veramente bellissima. L'adoro. Ok, adesso passiamo a quelle lì di mia mamma, che indossiamo entrambi, cioè anche le mie le uso, è come se avessimo un solo armadio. Ok, adesso vi faccio vedere queste altre qua. Comincio a levare un po' di... Ok, allora, queste qui, essendo che le ha comprate mia mamma, anche quando ero molto piccola e non indossava ancora le sue borse, perché noi ci siamo, lei all'inizio era molto gelosa, adesso siamo veramente una cosa con tutto, con l'abbigliamento, le scarpe, le borse, gli occhiali, tutto, tutto, tutto. Allora, cominciamo con questa qui di Gucci, che non credo sia una delle più, no, vecchie, più di vecchia data, però mi è meravigliata questa qui tra le mani. E questa qui io credo sempre di una limited edition special collection, non lo so, ed è questa qui con questi colori, e di questa abbiamo anche le scarpe, proprio gli stessi colori. Questa qui è bella grande, infatti non è una borsa che indossiamo sempre, perché da come avete potuto vedere io adoro le borse piccole, ed anche mia mamma. E questa qui bellissima, e dentro è molto 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 capiente, infatti guardate anche la scatola come bella grande. Questa qui la adoro, però per me è molto più invernale, perché anche se i colori sono rosa e celeste, sono un po' più spenti rispetto ad un rosa come ho fatto da un fucsia, come ho fatto vedere della bottega. Poi passiamo alle Saint Laurent. Allora, questo qui è il borsello, molto 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 elegante, a mio parere non utilizzo tanto, perché a me non piacciono tanto le borsette a mano, le pochette, però è elegantissima, come potete vedere Saint Laurent le fa tutte con il logo in oro, quindi molto, tendono ad essere anche molto più eleganti. Questa qui è bellissima, capienza molto stretta, però comunque non è da tutti i giorni ovviamente. Poi abbiamo quest'altra qui, oh, bellissima, che credo sia quella che utilizzo di più, questa qui in rosso, sempre dorata, bellissima. Qui anche la capienza non è male, perché da come potete vedere ha ben tre tasche, una, poi questa qui che si chiude, e anche una terza. Ed è bellissima, niente da dire, io l'adoro. E questa è qua, magari più l'altra che questa, mi piace anche abbinarle con delle semplicissime magliette bianche, un jeans e con questa borsa, diciamo, un po' più elegante, per rendere l'outfit un po' più carino. Questa qui che è bellissima. Poi c'è quest'altra che ha la tracolla anche lei, ma ce l'ha dentro. E rispetto a questa qui rossa, ha anche, diciamo, il manicotto per appoggiare alla schiena, alla spalla qui, io. Ed è bellissima, sempre con un logo in oro. Io, diciamo, che un giorno mi fissai e non sapevo se il colore di questa fosse nero o fosse argento oppure dorato. Diciamo che tuttora non l'ho capito, non so, ditemi voi. Comunque questa qui l'adoro, piccolina abbastanza, ma è bellissima. Poi, come me, anche mia mamma ha una bottega, le abbiamo comprate insieme al The Mall a Firenze proprio lo stesso giorno, ed è questa qui bianca. Questa qui si chiude con i due laccetti, sia il fiocchetto sopra, si apre, e questa qui anche è abbastanza capiente, molto delicata. Infatti noi ogni volta che la indossiamo passiamo un pannovello molto delicatamente sopra, perché da come potete vedere il colore è molto molto delicato. Poi mia mamma ha questa chicca che indossiamo veramente veramente poco, è stato un regalo di mio padre al loro anniversario, quindi lei custodisce molto gelosamente, e infatti anche la metto soltanto in occasioni speciali, ed è la classica, però non della classica misura, ovvero questa qui. Eccola qua, questa qui con la tracolla, che ovviamente è regolabile, si può indossare sia più corta che più lunga. Questa qui è con il logo in argento, perché a noi, cioè sia a me che mia madre, piace in argento, perché in oro non lo so, non è che ci piace tanto. Ed è questa qui, bellissima. Allora, sono finite, ne avrò sicuramente dimenticato
qualcuna. Infatti adesso mi sta venendo in mente anche un altro borsello, vabbè, però io ho preso le borse che io personalmente utilizzo di più. E niente, se avete altri contenuti in mente da suggerirmi, sono ben accetti. Un bacio e buona serata.